Ciao. Guarda che bello. Ho speso un po' di soldi per venire a Vienna, non per le macchine, dato che sono super costose. Non devo comprare macchine, ma sono venuto per vedere la mostra della Formula 1, dato che per la seconda volta dopo Madrid hanno fatto una mostra per la Formula 1. Ci saranno esposte 3 macchine, da quello che si è detto, poi non so cosa ci sarà di altro, lo andremo a vedere insieme, e molte altre cose inerenti alla Formula 1. Io sto aspettando le 4:30, se non mi ricordo male, che abbiamo il nostro turno per entrare e svaligiare qualsiasi cosa. Cioè, io se potessi prenderei quella macchina, me la ficcherei subito in valigia, però è un po' grande. Direi che possiamo andare alla mostra per vederla. Signori, siamo arrivati all'esibizione della Formula 1, siamo a Metastadt, non so come si dice in tedesco, credo sì, si parli tedesco qua. Ora entriamo a vedere, mi auguro che nello shop non ci sia un cazzo, perché se no lo svaligio, e mi auguro i prezzi siano accessibili, ma sono curioso di vedere cosa fanno vedere, quindi entriamo dentro. Questa qui è l'ultima Ferrari fatta prima della morte di Enzo Ferrari, la F-187 del 1988. Questa macchina non poteva competere per il mondiale, infatti le McLaren erano incontenibili, erano troppo forti, però a Monza si sono guadagnate un 1-2 proprio in onore di Enzo Ferrari, devo dire bellissima, 950 cavalli, wow. Infatti, questa qui è una delle macchine più veloci che siano mai state nella storia. Qui è il muro dei campioni. Sono a Vienna, non sono in Canada, ricordiamo questa cosa. Qui sono i migliori come Fangio. Ne dico alcuni che so nominare, che conosco per bene: Fangio, Clark, Stewart, Lauda, Prost, Senna, Alonso, Hamilton. Manca Vettel, non so perché. Fanno abbastanza impressione per quanto sono realistici. E devo dire che vedere la storia di Schumacher fa venire un po' la pelle d'oca. Credo che in questa stanza ci sia la magia della Formula 1. Tutte le tute e i caschi importanti come Max, Carlos. Laggiù c'è Schumacher e, ripeto, mi fa molta impressione vederlo. La cosa che mi fa capire molto di più che la Formula 1 è in costante evoluzione è che qui abbiamo una sicurezza unica, mentre invece andiamo tutti indietro, abbiamo la sicurezza del 1950 che era nulla. Qui c'è Carlos Sainz con la sua tuta e il suo casco e possono arrivare anche a 790 gradi, mentre invece qui abbiamo Alberto Ascari che ha un completo che mio nonno forse lo utilizza per uscire, devo dire che non è molto sicuro. Diciamo che in questa mostra manca Lance da far vedere, il sistema di protezione che mettono per le cinture, ma fa veramente capire e fa rabbrividire quanto siano sicure ora le monoposto. Sembra un documentino, ma credo sia il sogno di tutti i piloti di Formula 1. Vieni qua. Questa è il contratto della super licenza di Max Verstappen, firmato il 27 febbraio 2015. Sembra un documentino, ma è l'inizio della creazione di un mostro nella Formula 1. Piccolo accorgimento per le divise del 94 contro quella del 2023. Nel 94 Joss usava una divisa della Sparco che era molto più pesante e aveva uno strato 3 volte superiore a quelle di tutti gli altri. Mentre invece a destra ci sta la divisa di Verstappen che è molto più leggera, è piena di sponsor ed è molto molto più sicura. Credo che ricordiamo l'incidente che ha avuto Joss nel 94 durante il suo pit stop. Una piccola curiosità della Formula 1 è che il primo pilota ad aver colorato una sua divisa è stato Keke Rosberg, il padre di Nico Rosberg, nel 1985 per favorire una sponsor. E chi l'avrebbe detto? Probabilmente uno standard di sicurezza che giorni d'oggi sarebbe totalmente vietato è questa divisa. Nel 97 Jacques Villeneuve amava avere la divisa molto larga, peggy per termini di moda, e nel 97 ha deciso di allargare la sua divisa. Infatti si nota che è molto più larga in confronto alle altre e devo dire ha molto molto stile. Credo che giorni d'oggi sarebbe bandita. Questo muro ci sta la storia della Formula 1, una marea di caschi di campioni del mondo e piloti che hanno fatto la storia della Formula 1. È impressionante alcuni caschi che sono inseriti qui dentro, come il casco di Niki Lauda del 76. Questo casco iper particolare, molto particolare perché ha due fessure, poi si picca negli occhi. Credo che sia stato fatto anche per sicurezza, però non so quanto sia sicuro in verità. Il casco di Hunt, che sembra un casco della moto moderno. Il casco di Gilles Villeneuve dell'81. E qui andiamo verso gli anni d'oro della Formula 1.
qui ci sta il casco dell'84 di Senna, che credo che sia riconoscibile da tutti. Lì su abbiamo il casco di Mansell dell'84. Questo è un casco particolare che nemmeno mi ricordavo, dell'85 di Senna. È giallo fosforescente in confronto a quello dell'87, che è molto più giallo e molto più Brasil. Questo invece è il casco di Alan Prost, forse il suo compagno, il suo rivale più agguerrito che ci sia mai stato. Invece in questa parete qui ci stanno tutti caschi moderni e leggermente vecchi. Alcuni fanno rabbrividire. Senna del 90, Prost del 91, Senna del 91, Senna del 1988, Mansell del 91, Michael Schumacher, uno dei primi caschi mentre stava la Benetton del 1991, ancora con lo sponsor Camel. Per chi sa la storia, questo è il casco di Senna del 94. Non è quello reale, ma pensare che con uno di questi caschi Senna ci ha lasciato fa abbastanza venire la pelle d'oca e ci va davanti ai miei occhi. Questo invece è il casco dell'inizio della leggenda di Schumacher del 94, che poi è molto particolare qua sotto perché è un po' più rialzatura, non so perché, forse probabilmente per aerodinamicità, è leggermente più esposto in confronto a quello di Senna. Qui abbiamo il casco di Schumacher del 98, di Joss che abbiamo visto prima nel 94, di Häkkinen, di Schumacher che in verità non l'ho mai visto. Scrivetemi nei commenti quando c'è stato questo argentato. Di Irvine del 99, io ho questo casco a casa ma dell'anno precedente di Monza. Di Ralf Schumacher del 2000, quanto è bello questo colore. Tu pensa che il casco che hai a casa dovrebbe essere qua, invece ce l'hai tu a casa. Coulthard del 2002, non capisco perché. C'è il meme del Giga Chad, no? Ma Coulthard non è un po' Chad con quella mascellona? Boh, vabbè, io ci faccio sempre meme. Kubica del 2010 alla Renault. Questo casco, sai di chi è questo casco? Prova a indovinare. È giallo. È di chi è? Chi era giallo? Chi era giallo? Schumacher? No. Il casco dell'inizio di un'altra leggenda e c'è oggi e andrà nel 2025 in Ferrari. Lewis Hamilton. Era giallo. Questo è il casco con cui è iniziato Hamilton. Era giallo. Per il Brasile? Per Senna, perché lui è un amante sfegatato di Senna. Infatti, quando ha raggiunto, ora non mi ricordo se equivalenza di vittorie o di pole position, ma gli hanno regalato il casco di Senna originale. Lo vorrei io. Il casco di Alonso del 2012, che poi è particolare, io lo odiavo e lo odio questo casco. Perché per estetica, questo flappettino da tirare su per alzare la visiera non mi è mai piaciuto. Il casco di Bianchi del 2013, mamma mia, sarebbe stato bello vederlo ir di rosso. Il casco di Alonso del 2017 con la bellissima McLaren, bei ricordi. Il casco di Rosberg del 2014, di Hamilton del 2018, chissà perché l'hanno messo vicini. Il casco con cui è iniziato Charles Leclerc nel 2018 in Alfa Romeo. Il casco di Hamilton del 2019. Di George Russell del 2020. E io dirò tenetevi pronti perché Russell probabilmente sarà un altro di quei campioni. Il casco di Norris, colui che ha vinto ancora zero gare. Raikkonen. Ricciardo del 2021. Ma sa perché così rovinato? Secondo me l'è stato utilizzato a vedere qua sopra. È un po' rovinato anche al lato, boh. Il casco di Verstappen del 2018, ma uno dei più iconici forse della Formula 1. Bello. È questo Hamilton 2021. Bello, bello, bello. La parte più bella della fiera è vedere le vere macchine della Formula 1. Qui abbiamo la RB7 di Sebastian Vettel. 15 pole position, 17 podi e 19 vittorie nell'anno 2011. Una delle macchine più dominanti che ci siano mai state nella storia della Formula 1. Guardando l'altra macchina che è una Ferrari che sta di là, la comparazione è allucinante, sono enormi, sono delle barche queste macchine. Sono bellissime da vedere, bellissima, soprattutto il volante, che assomiglia a quello Williams che nel 2024 hanno levato. Può sembrare un modellino qualsiasi di Formula 1, ma è il modellino che usano nella galleria del vento. Molti non sanno che i team non sono autorizzati e non utilizzano, anche per questioni di costi, le macchine a proporzione 1-1, ma hanno dei modelli scala che utilizzano nella galleria del vento per simulare l'aerodinamica e il comportamento. In base ai test ricevuti, se devono fare degli aggiustamenti, lo allargano in scala per sistemare o quei problemi o migliorare l'ala, cambiare la disposizione, il design dell'ala e sistemarla. E passiamo da una macchinetta del genere a una scala reale. Qui
molto particolare, molto curioso. Ci sono tutti gli accessori che si utilizzano per la registrazione e qui ci sta quel pezzettino nero che sta sopra la macchina, che è qui che si vede che ci sta la telecamera. Qui sono altri, qui ci sta un computer. L'accessorio numero 13 invece è la fotocamera a 360 gradi che vediamo in giro per le macchine davanti, mentre invece tutti gli altri accessori sono parti di computer che spediscono i dati al media center che li trasmette in diretta. Forse la macchina che ha fatto discutere di più nella Formula 1, la RB16B, ma non per l'illegalità, ma per il campionato, il mondiale che c'è stato in Formula 1. Guardate soprattutto l'evoluzione della macchina del 2020, quanto è complessa con l'aerodinamica nell'anteriore, ma soprattutto qui. Cioè, questo pezzo di macchina qua è allucinante da vedere dal vivo. Crea una marea di downforce. Voi immaginatevi una macchina del genere che fa cops a 300 all'ora. Però ora che ci penso, questa macchina non ha fatto cops. Vabbè, i sistemi di sicurezza come l'alo, piccolo dettaglio che è quel piccolo flap aerodinamico che ci sta all'estremità, le telecamere che ci stanno sopra, tutto il fondo, cioè non sembra nemmeno reale per quanto è bella. Qui sopra invece troviamo il DRS, probabilmente questa qui è una delle configurazioni con l'ala più carica che ci sia del calendario 2021, perché è molto 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 alta. E poi qua dietro invece abbiamo lo scarico, la luce sotto per la pioggia per la batteria, e soprattutto sotto abbiamo tutto il diffusore. Quanto è bello vedere il sotto di una macchina. Una piccola fun fact che comunque ha favorito Max Verstappen: non sono un aerodinamico, quindi quello che sto per dire è un dato. Le macchine del 2021 sono state favorite da un effetto aerodinamico che non ricordo il nome e non mi viene in questo momento. Se la macchina era impuntata verso il basso in avanti e tirata su e indietro, era molto più efficiente aerodinamicamente per quel regolamento. Infatti, se voi vedete i dettagli delle macchine, nelle foto, noterete che la macchina di Hamilton non è minimamente come quella di Verstappen in termini di altezza e di come è posizionata da terra nel 2021. È impressionante vedere la macchina di Grosjean del 2020 dal vivo dopo l'incidente del Bahrain. Sta lasciando il volante, che è quasi intatto, ha un po' di segni di estintore e tutto, ma è allucinante vederlo. Ma questa macchina, cioè io non so descriverla, ruote esplose, tutto il telaio è andato a fuoco. Non ho parole, c'è qua dentro, c'era Grosjean che stava per rischiare la vita, ma soprattutto un piccolo dettaglio, oltre che è uscito illeso, tralasciando qualche ustione sulle mani e sui piedi. E a parte non so se ci sarà la scarpa qua dentro, boh. È curiosissimo, oltre ad aver sopportato tutto il fuoco, inquadra l'alo. Questo alo ha tagliato il guardrail a 250, non vorrei dire 300 all'ora, ma a una velocità assurda. Si può dire che l'alo è servito per far sopravvivere Grosjean e stare con noi in questo momento. Poi durante l'incidente la macchina si è divisa in due e in quel momento tutti dicevano: ah, la macchina non è sicura. Invece è stato proprio fatto apposta. Qui dietro c'è tutta una parte che non deve minimamente assorbire il botto, mentre invece tutta la cella di protezione sta qui. E non so se si nota una casualità o è successo quello che sto ipotizzando io, ma come notate, oltre che si vede la parte che protegge le gambe che ha ceduto, ci sta il piantone dello sterzo che è piantato verso il basso, quindi non so se ha ceduto anche il piantone dello sterzo con il botto. Dato che siamo in Austria, più precisamente a Vienna, ci sta una stanza riservata al Red Bull Ring che non dista manco tanto. Qui ci sta il formato, non lo so, enorme, tutto il circuito. Piccola curiosità, ci sta un toro. Secondo te cos'è questo? Motor. No, questi qui sono tutti pezzi di carbonio e non della macchina della Red Bull del 2015 che ci hanno creato un toro, proprio il riconoscimento del loro team. Per finire qui ci sta il trofeo del 2017 del Red Bull Ring. Bello, molto esotico. Signori, tornato a casa a Roma, sono nella mia bella casetta,
esperienza spettacolare. Vedere tutte quelle macchine, tutte quelle informazioni aggiuntive della Formula 1 è un'emozione unica. Io vi ringrazio a tutti di aver visto il video, spero che sia stato interessante vedere questa mostra di Formula 1 molto particolare anche per voi. Grazie mille a tutti, un bel mi piace, un commento, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.